Cari signori, salutiamo innanzitutto la somma autorità, il nostro presidente. Direttore, benissimo. Grazie di nuovo. Franco, che rappresenta gli amici del Cardinale. Salve, ben arrivato. Sera, buonasera. Evidenza, questi sono i parenti. Sì, sì, sì. Noi con qualcuno ci conosciamo, sì, siamo già visti. Alle messe per i cardinali siete sempre presenti, sì. E vi ringrazio. Grazie. Allora, la prima parte sapete che riguarda l'inaugurazione dell'anno, ci saranno però la lezione e proprio sui cardinali. Poi andremo nella sala di là per la scoprire. Comandante, oh, ciao carissimo, ciao, grazie per la disponibilità, sono molto lieto, quando ho letto il nome ho detto questo non dico. Evidenza, c'è anche il rappresentante del procuratore Viola, il magistrato. Vedevi e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria Santissima Annunziata. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza a questo atto accademico che quest'anno si arricchisce della memoria del Cardinale Virgilio Florit, che verrà messa in luce sia dalla lezione di Don Ciola, che ringrazio sentitamente, sia dalla dedica di una delle sale principali della nostra facoltà al nostro Cardinale. Un saluto molto breve. Inizio riproponendo a me e a voi le parole con cui si apre la Costituzione dogmatica conciliare Dei Verbum Religiose Audiens et Fidenter Proclamans. Anche noi, che veniamo a decenni di distanza dalla promulgazione di questo documento, siamo chiamati, come i padri conciliari invitano a fare, a farci ascoltatori rispettosi e fedeli della parola che si fa carne. Anzi, forse siamo chiamati ad esserlo ancora di più che nel passato, perché nel frastuono di mille parole c'è oggi richiesta una maggiore attenzione a riconoscere nel mondo la parola che non passa. E dunque grato essere qui insieme a voi a ricordare questo testo capitale del Magistero della Chiesa riunita in concilio. Mi è grato aprire questo atto accademico proprio attorno ad un documento che chiama la teologia e la Chiesa a contemplare con stupore Dio che nella sua benevolenza misteriosissima si fa conoscere all'uomo perché partecipi della stessa natura divina. Mi è grato farlo anche come successore sulla cattedra episcopale di Firenze di colui la cui presenza al Vaticano II è legata in maniera inscindibile alla redazione di questa Costituzione conciliare. Mi riferisco evidentemente al Cardinale Bernardino Florit, arcivescovo di Firenze dal 62 al 77 e già a partire dal 1954 arcivescovo coadiutore del Cardinale Elia Dalla Costa. Al Cardinale Florit sarà dedicata la lezione magistralis del professor Nicola Ciola, professore della Pontificia Università della Ferrarese, che ringrazio ancora per la sua presenza, il suo intervento. E il Cardinale Florit sarà intitolato una sala della nostra facoltà. Questo atto accademico nel ricordo del Cardinale Florit fa seguito al colloquio tenutosi l'8 novembre scorso in questa stessa sede, promosso dalla provincia toscana dei Frati Minori e dalla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale nel decennale della morte del Cardinale Umberto Betti, quel padre Betti che del Cardinale Florit fu teologo di riferimento al Vaticano II, in particolare proprio per quanto attiene alla lunga e delicata redazione della Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione
Segnalo dunque con favore l'attenzione mostrata in questi ultimi tempi dalla nostra facoltà per il mistero di Dio che si rivela, quella rivelazione di Dio che è origine e fonte di ogni possibile teologia. C'è un ultimo punto su cui sembra opportuno fermare il nostro sguardo. Professor Ciola, nel titolo della sua Lectio Magistralis, fa riferimento all'onestà intellettuale del cardinale Florin, impegnato con dedizione e competenza nella redazione e nella promulgazione del documento conciliare. Tendo di ascoltare il contenuto della redazione, ma mi sembra di poter arrischiare questo, e cioè che questa onestà del cardinale Florin si sia manifestata proprio nell'adesione a uno sviluppo nuovo della teologia della rivelazione che è emerso lungo il corso del concilio e che non poteva essere da lui previsto all'inizio dell'assise conciliare. In questo mi sembra che consista la sua onestà intellettuale, aver accolto con fiducia e con fedeltà la volontà della Chiesa riunita in concilio, oltre ogni attesa sua e ogni aspettativa. Si tratta di quell'onestà intellettuale di cui la teologia deve nutrirsi ancora oggi, nell'ascolto attento e devoto della voce dello Spirito e nel rispetto premuroso della fede sincera del popolo di Dio. Eminenza, eccellenze, autorità tutte, illustri rappresentanti delle istituzioni accademiche, voi tutti che avete accolto il nostro invito a partecipare, la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale vi porge il più caloroso saluto e vi ringrazia per la vostra presenza all'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 che ora celebriamo. È un saluto che porgo personalmente come preside, ma è anche il saluto di tutti coloro che operano in questa facoltà, professori, studenti e personale. Come ho già avuto modo altre volte di sottolineare, la nostra è una comunità di persone, uomini e donne, di varie provenienze e di varie identità culturali, oltre 300 persone appartenenti a diverse chiese toscane e a chiese del mondo intero, raccolte qui per vivere insieme un'esperienza di ricerca e formazione teologica e culturale al fine di meglio servire la Chiesa e per diventare testimoni più vivi e consapevoli della fede nel Signore Gesù, Salvatore del mondo. Tra i nostri 270 studenti abbiamo circa 190 studenti italiani provenienti da tutte le regioni. Gli altri studenti provengono dall'Africa, 33 appartenenti a 8 stati africani, dall'Asia, 23 dei quali 19 provengono dall'India, dall'America del Sud, 11 studenti, e anche dall'America del Nord, dove oltre che diversi paesi europei, 12. Già parlando all'inaugurazione dello scorso anno accademico, ebbi modo di notare e sottolineare che circa un terzo dei nostri studenti erano laici. Quest'anno la percentuale è di fatto cresciuta. Su 270 alunni, infatti, oltre ad alcuni diaconi, abbiamo 57 presbiteri, 48 religiosi e religiose, 58 seminaristi e 99 laici, 57 laici e 42 laiche. Da una parte questo aumento percentuale è un fatto decisamente positivo, già che è il segno di una Chiesa nella quale cresce la consapevolezza che siamo tutti laici, religiosi, ministri, discepoli del Signore, sospinti dallo Spirito ad annunciare la risurrezione di Cristo, a proclamare la sua parola, a testimoniare con la vita la forza trasformante e terapeutica dei misteri sacramentali.
Dall'altra, tuttavia, è un fatto che ha qualche risvolto preoccupante e che l'aumento percentuale dei laici dipende specialmente dalla diminuzione dei seminaristi. Le immatricolazioni di quest'anno vedono infatti 19 laici e solo 13 seminaristi. Sotto quest'ultimo dato si nasconde tutta la questione del ministero ordinato nella Chiesa contemporanea, questione che non può essere certo trattata in un saluto. Se nell'anno accademico 2017-2018 questa nostra comunità si era particolarmente impegnata nella qualificazione dell'attività didattica e nella crescita della funzionalità accademica senza aggravio di bilancio, nell'anno 2018-2019, appena trascorso, l'impegno della facoltà è stato particolarmente orientato verso l'ampliamento del corpo insegnante, lo sviluppo di un'intensa attività culturale e l'intensificazione dei rapporti con le altre istituzioni accademiche. Così, da una parte abbiamo aumentato il numero degli incaricati con i professori Cristiano D'Angelo per l'Antico Testamento della Diocesi di Pistoia, Roberto Colino per la liturgia dell'Arcidiocesi di Firenze, Diego Pancaldo per la teologia spirituale della Diocesi di Pistoia, Francesco Vermigli per la teologia dell'Arcidiocesi di Firenze. Inoltre, essendosi positivamente conclusa la procedura di ammissione, il professore Alessandro Clemenzia dell'Arcidiocesi di Firenze è da quest'anno nostro professore stabile e straordinario di ecclesiologia. L'attività culturale, che nell'anno accademico 2017-2018 ha trovato momenti molto significativi nella promozione, ospitalità e partecipazione al secondo convegno di studi Lectures on Philo nell'ottobre 2018, nel patrocinio e partecipazione al convegno scientifico Florence in the Idea of Jerusalem nel novembre 2018, nell'ospitalità data sempre nel novembre 2018 al 12° convegno dell'Associazione Italiana di Filosofia e Religione con varie relazioni di nostri docenti, si è sviluppata ulteriormente nell'anno accademico 2018-2019 e negli ultimi mesi. Ricordo solamente alcune delle iniziative attuate. Il martedì 11 giugno 2019 abbiamo ospitato la sessione pubblica dell'Enoch Seminar, dedicato a Enoch and the Gnostic Traditions in the Early Modern Period, the Reception History from the 15th to the end of the 19th century, con la conferenza della professoressa Shelley Perlard della University of Michigan sul tema Enoch and the Fallen Angels in the History of Art. Il 26 e 27 settembre 2019, in collaborazione con la Fondazione Ezio Franceschini e Archivio Gianfranco Contini, abbiamo organizzato e ospitato il 7° incontro di studio di Mariologia Medievale, Clelia Piastra, sugli apocrifi dedicati a Maria nella cultura latina dei secoli XIII-XIV di oggi. La memoria, la recensione e il presente del Concilio di Firenze 1439-2019, un convegno che la facoltà ha promosso insieme al Pontificio Comitato di Scienze Storiche e al Centro Studi dell'Ecumenismo in Italia. La sessione iniziale si è tenuta in questa nostra alma magna. Degno di particolare nota è il fatto che la nostra facoltà, che come si sa al suo interno l'Istituto di Scienze Religiose della Toscana Santa Maria da Siena, è stata scelta dal Servizio Nazionale della CEI degli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose come sede del Seminario Nazionale di Studio su Metodi e Tecniche per la Didattica in Fatto, formazione singola a distanza, organizzato dallo stesso Servizio Nazionale in collaborazione con il Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia, CREMIT, dell'Università Cattolica del Sorbonne, nel marzo 2019. Vi hanno preso parte tutti gli esuli italiani dotati di fare, circa una decina di tutte le
Tra le numerose presentazioni di volumi che la facoltà ha promosso o ospitato attivamente, tutte registrate sul nostro sito, permettetemi di ricordare la presentazione del volume Giorgio da Pisa diretta dal 6, radicato in Civitta Carteggio, 1943-1957, tenutasi il martedì 8 ottobre 2019, questo questa nostra aula magna, un evento della Fondazione Giorgio da Pisa e dell'Associazione Internazionale Civitta dal 6, alla quale abbiamo prontamente aderito con gioia. Particolarmente significativo è stato poi il recentissimo colloquio che ha ricordato la sua presenza nei territori, che la facoltà ha organizzato in questo mese di novembre, l'8 novembre, insieme con la provincia Toscana e Frati Minori, sui cardinali Umberto Denti, a 10 anni dalla morte. I nostri docenti stabili, come il professor Stefano Tarocchi e il professor Giuliani, insieme al professor Riccardo Coligano, nostro docente invitato, hanno messo in luce il rilevante e prezioso contributo del cardinal Denti alla stagione conciliare e post-conciliare. Sottolineo questo colloquio perché in esso è emerso con forza il ruolo di un'altra importante, molto importante figura della Chiesa in Toscana, la Chiesa Fiorentina in particolare, ovvero il cardinal Tendencio Florini, che vuole come suo teologo al concilio proprio il padre Denti. Più gli studi procedono e più appare il rilievo dell'alleanza teologica, per dir così, tra Denti e Florini, nella stesura di alcune parti a Reggio e non solo. La mia sottolineatura di questo colloquio è dovuta anche al fatto che esso ha aperto, quasi naturalmente, alla caratteristica principale dell'inaugurazione di quest'anno, ovvero in questa inaugurazione noi come facoltà abbiamo voluto e vogliamo esprimere la chiara volontà di ricordare con conoscenza e gratitudine proprio il cardinale Ermenegildo Florini, arcivescovo di Firenze fino al 1977. A noi infatti si deve la ricostituzione dello studio teologico fiorentino affiliato alla facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana, il decreto elettivo a tenta rogazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica venne pubblicato il 24 giugno 1976. Al cardinal Florini perciò è dedicata questa inaugurazione, sono dedicati i momenti più rilevanti della presente inaugurazione. Il primo momento è costituito dal lezio magistrale e tra breve il professor Monsignor Nicola Ciola, professore ordinario di cristologia presso la Pontificia Università di Firenze, coordinatore dell'Ufficio di Lezione di Cristologia, terrà. Io sono particolarmente contento della sua presenza, viene dalla Pontificia di Firenze, anch'io, e di te che c'era Marcello Bondoni, e Monsignor Ciola è senza dubbio uno dei maggiori conoscitori d'azione conciliare di Monsignor Florini. Gli siamo molto grati per aver accettato il nostro invito. Egli ci parlerà sul tema un esempio di onestà intellettuale del cardinale Monsignor Florini e la redazione della Dei Verbi. Il secondo momento che seguirà la lezione magistrale sarà la dedicazione alla memoria del cardinal Florini della sala riservata alla redazione e alla rivista Vive il Sonno, della rivista della facoltà, rivista sulla quale nei prossimi anni sono usciti importanti contributi alla conoscenza dell'attività conciliare e post-conciliare del cardinale, specialmente un contributo di Don Carlo Nanni. Vi andremo insieme subito dopo la lezione e potremo vedere la sala dedicata al cardinale. Passo dunque a questo punto la parola al professor Ciola, rinnovando in fin d'ora il nostro grazie per aver accettato il nostro invito e prontamente. Grazie a tutti. Immensa, signor Presidente,
carissimi professori di questa facoltà, cari studenti, per il personale addetto, saluto le autorità civili e militari, signore e signori. Ho accolto con molta gioia questo invito per due motivi, entrambi motivi di carattere istituzionale e affettivo. Il primo motivo è che il Cardinal Florin è stato alunno del Pontificio Ateneo Lateranense e per 25 anni è stato professore di Sacra Scrittura. È stato decano della Facoltà di Teologia per un breve periodo, è stato anche vicerettore dell'Ateneo. E il secondo motivo, sempre di carattere istituzionale e affettivo, visto che io faccio parte di questa università prima da alunno e ci sono ancora adesso dopo 48 anni, è il seguente. Nel 1995 finiva il suo mandato il padre francescano Umberto Betti e prima di lasciare il mandato mi affidò in un dossier da filoscritto con un nome Betti 22, lui non ha mai usato il computer, il suo diario del Concilio Vaticano II. E in quell'occasione io poi ho pubblicato nel 95 questo diario in un fascicolo della, doppio della rivista Laterano, intitolato La Dei Verbi di 20 anni dopo, pubblicato questo testo, ma la pubblicazione di questo testo ha comportato anche parecchi colloqui simpaticissimi che ho avuto con padre Betti e lì ho conosciuto più da vicino la figura del Cardinal Florin. Quindi ho accolto volentieri questo invito per questi due motivi insieme istituzionali e affettivi. Il tema che intendo qui trattare è circoscritto però a un aspetto peculiare della figura del Cardinal Florin, cioè la redazione della Dei Verbi, Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione. Non è mia intenzione in questa sede ricostruire la presenza e il ruolo del Cardinale al Vaticano II, ci sono già state iniziative in proposito, studi importanti di Burigana, ma anche studi della vostra facoltà, che io ho letto e ho anche citato in un articolo precedente intitolato Cardinal Florin, teologo e linguista lateranense. Oggi io mi fermo soprattutto alla redazione della Dei Verbi e cercherò di guardare più da vicino il personaggio, cioè cosa è passato probabilmente nell'animo di questo uomo di chiesa che io definisco onesto intellettualmente, non è poco. Nel dibattito e nella redazione della Dei Verbi ha dato esempio di grande onestà intellettuale. Che cosa vuol dire? Senza dubbio la questione dei rapporti tra rivelazione, scrittura e tradizione, e quindi magistero, nel Vaticano II non era un tema fra gli altri, ma un punto decisivo, dal quale dipendeva la fine della stagione modernista e il riconoscimento meno del progresso teologico avvenuto dopo Trento in due orizzonti che aveva già designato Papa Giovanni XXIII, quello della pastoralità, lui utilizzava il termine aggiornamento, e della ecumenicità. Questi due concetti Papa Giovanni XXIII l'aveva espressi nel suo memorabile discorso all'inizio del Concilio Gaudet Mater Ecclesia. Qui voglio evidenziare come Florin abbia vissuto con coerenza e senza tatticismi l'evento del Vaticano II come evento dello Spirito e si è lasciato plasmare in quegli anni dallo svolgimento del Concilio, così come ha detto il vostro Cardinale Arcivescovo. Vedo, diciamo, l'inizio del percorso, anzitutto. Il contributo di Florin all'inizio del Concilio si esprime attraverso alcuni vota, anche a nome del Cardinale Via Dalla Costa, di cui era coadiutore. Presentò alcuni desiderata che riguardavano soprattutto ambiti dottrinale, morale, pastorale, giuridico e liturgico. In Re Dottrinali, tra le altre cose, Florin proponeva che si definisse la regalità di Cristo e di Maria
E inoltre, dati i pregiudizi contro il primato pietrino di giurisdizione, auspicava che si presentasse opportunamente in modo positivo e perspicuo l'unità e la visibilità della Chiesa, con riferimento alla dottrina del corpo mistico. Quindi, diciamo, cose abbastanza conosciute, abbastanza tradizionali. Inoltre, invitava a trattare, seppur brevemente, la realtà e la necessità della religione rivelata, razione habita corundam modernorum errorum, cioè che diciamo, si ponesse un argine ad alcuni errori. Lui li nominava: l'ateismo, il naturalismo, l'esistenzialismo, eccetera. Vedete che l'impianto in questa breve richiesta appare piuttosto scolastico, tradizionale, secondo la strutturazione tipica dell'apologetica dell'epoca. Ma poi il 19 marzo 62 divenne arcivescovo di Firenze. Lo fece uscire dall'ombra e gli fece compiere quel salto necessario per divenire protagonista del Concilio. A lui, come membro della commissione dottrinale, guardava in particolare il cardinale Ottaviano, prefetto dell'allora Sant'Ufficio, che nel corso dell'udienza avuta con Giovanni XXIII, 6 ottobre 62, aveva incluso anche il nome di Fleury nell'elenco dei membri della commissione dottrinale che il Papa avrebbe dovuto nominare. Quali erano i motivi per cui doveva entrare nella commissione dottrinale, che era importantissima? Egli, in re biblica, era competente e ferrato dottrinalmente, dato il suo dottorato al biblico. Le sue pubblicazioni e la lunga esperienza di insegnamento all'Università Lateranense avrebbero fatto il resto. Il fatto che fosse Ottaviano a suggerire Florida al Papa ci dice con chiarezza come l'arcivescovo di Firenze venisse considerato arruolabile nel gruppo di coloro che, espressione di una teologia romana e curiale, dalla quale dovevano scaturire gli schemi dottrinali, potevano poi essere sostenitori degli schemi in sede di sessioni conciliari. Florita era figura di profilo adeguata per preservare gli schemi, il famoso De Fontibus Revelationis, da eventuali critiche che potevano prevenire da quella teologia d'oltrampe che per gli esponenti della teologia romana e per Ottaviani rischiava di diventare il cavallo di Troia per far entrare nella Chiesa Cattolica il veleno del protestantesimo e del modernismo, ora presente soprattutto nell'esegesi e nella questione della storicità dei Vangeli. Come sappiamo, Florit fu eletto al settimo scrutinio per la commissione dottrinale presieduta da Ottaviani. E alla vigilia del dibattito in aula sul De Fontibus Revelationis, la Commissione si riunì in un clima drammatico e convulso, dato quello che stava succedendo fuori dell'aula in merito al De Fontibus, come si dice dall'intervento di Ottaviani e ancor più dall'intervento del padre Sebastiano Tromp, che era professore alla Gregoriana ed aveva un ruolo importantissimo precedentemente nella elaborazione della Mystici Corporis. Le divisioni profonde che si rivelarono nella commissione dottrinale furono l'anticipo di quel terremoto, lo definisce così il cardinale stesso, Florit, nel suo diario, di quel terremoto che l'indomani si sarebbe verificato in aula con l'attacco serrato di numerosi cardinali intervenuti contro lo schema. Ben 12 su 15 cardinali presero la parola contro lo schema De Fontibus Revelationis. Florit intervenne il 14 novembre 1962, quindi appena un mese dopo l'inaugurazione del Concilio, quando ormai era emersa con chiarezza la contrapposizione tra due schieramenti: uno favorevole allo schema, seppur bisognoso di una revisione, e uno contrario allo schema, tanto da chiedere la rimozione e la totale riscrittura. Per chi non lo sapesse, per i nostri alunni certamente lo sapranno, Giovanni XXIII ritirò subito lo schema dal Concilio.
Evidentemente Fleury era consapevole della situazione. Non a caso, quando intervenne, si rallegrava per la libertà di parlare nell'aula, ma invitava anche alla carità fraterna che doveva presiedere il dibattito. Del resto, sulla sostanza dottrinale, diceva il cardinale, ritengo che siano tutti d'accordo, mentre invece le differenze sarebbero state nel metodo usato per proporre le questioni fondamentali. Infatti, nonostante la validità del metodo scolastico, spiegato nello schema, che non doveva essere abbandonato, non essendo però adatto alla mentalità odierna, che diceva il cardinale è più storicista, più aperta all'esperienza e alla nozione religiosa, bisognava scegliere il metodo storico positivo. Ma bisognava trovare una sintesi, e lì la sintesi è ancora presto per trovarla. Florid si soffermava sul ricorso di Trento alla paradosi, cioè alla tradizione, e sottolineava che parecchie delle osservazioni contro lo schema erano più facili a dirsi che a farsi, e invitava a rendere il testo presente più chiaro, più profondo, più breve, fermo restando la sua sincera ammirazione per il lavoro dei redattori. Il primo periodo del concilio, 11 ottobre 8 dicembre 62, si chiuse senza l'approvazione di documenti, ma con la consapevolezza per Florit, come si evince dal suo diario, di aver vissuto l'inizio di una nuova e grandiosa era per la Chiesa, segnata dalla celebrazione del Concilio, al quale egli diceva di aver preso parte, parole testuali, appassionatamente e con sofferenza alcune volte. Appassionatamente e con sofferenza. Quindi lui era tra quelli che gli stava bene fondamentalmente quello schema, ma si accorgeva che qualche cosa stava cambiando radicalmente. Passione e sofferenza che ritorneranno spesso nel prosieguo dell'avventura conciliare del cardinale di Firenze. Dopo questo fatto, voi sapete che fu istituita una commissione mista, che non riuscì a fare granché, ma era necessario fare così. Una commissione mista che rivedesse tutto quanto. Era affidato a questa commissione mista il compito delicato di riformulare il testo sulla rivelazione. Florit partecipava alla quarta sottocommissione, quella sul Nuovo Testamento. Il punto controverso, dalla soluzione del quale dipendevano per certi versi le sorti del Concilio, era il rapporto tra tradizione e scrittura, che nell'ermeneutica post-trentina si era declinata nella teoria delle due fonti, parti in parti. Il nodo della questione esplose nella riunione quinta della commissione mista, 7 dicembre 1963, quindi siamo nel secondo periodo del Vaticano II, interamente dedicata alla discussione della formula per esprimere la relazione tra scrittura e tradizione nella trasmissione della Divina Rivelazione. La ricostruzione dei lavori della commissione mista fa emergere il ruolo piuttosto attivo di Monsignor Florit. Tuttavia, il salto di importanza viene il 7 marzo 1964, cioè nella intersessione tra secondo e terzo periodo. Viene creata a quel punto la sottocommissione per la revisione dello schema sulla rivelazione. E come sappiamo, il presidente fu Monsignor Charu, vescovo di Namur, e venne affiancato come co-presidente proprio da Monsignor Florit. A Florit fu affidato il compito più delicato e importante, quello di presiedere il primo gruppo della sottocommissione, con padre Umberto Betti come segretario, che doveva prendere in esame il proemio, che poi diventerà il primo capitolo, e il primo capitolo dello schema, quello contenente la questione spinosa e decisiva, ovvero il rapporto tra scrittura e tradizione. La scelta di padre Betti come segretario era l'indice della considerazione in cui era tenuto Monsignor Florit, che proprio a Betti scrisse di lì a poco. Parole del diario di padre Betti: il Signore ce la mandi buona,
anche per il genere di relazione. Proprio il padre Betti, Monsignor Forita aveva chiesto nel gennaio 64 un ampio esposto sulla rivelazione, che Betti aveva redatto in 17 pagine su carta intestata dell'arcivescovo di Firenze. Interessante lo scrupolo che Florit riferisce a Betti, ovvero il timore che l'espressione complementum scripture, riferito alla tradizione, possa essere contestabile. Il commento di padre Betti è per certi versi illuminante. Cito questo passaggio. Dice padre Betti: si vede che gli è estremamente difficile a Monsignor Florit abbandonare la convinzione che la tradizione trasmetta qualche verità rivelata che in nessun modo sia attestata dalla scrittura. Non era facile neppure per me. Ma il concilio è anche una scuola che vale più di ogni altra scuola finora frequentata o tenuta. Pensare di non aver più niente da imparare sarebbe come congelare la propria intelligenza, metterla in pensione per invecchiamento precoce. Parole che alla luce di quello che accadde sembra come se Monsignor Florit le avesse fatte proprie. Le osservazioni del 18 gennaio 64 ci aiutano a capire come matura progressivamente la posizione di Florit, distanziandosi per certi versi da quanto aveva sostenuto in aula nel novembre 62. A proposito del nuovo schema, l'arcivescovo di Firenze chiedeva una revisione radicale nel titolo, nei contenuti e nella disposizione dei numeri. Qui sarò più breve e spiego in cosa consiste questo cambiamento. Anzitutto si doveva ampliare l'esposizione della dottrina sulla tradizione per completare quanto esposto al Vaticano I, ma anche alla luce della riflessione nel frattempo avvenuta all'interno della teologia cattolica. Una riflessione molto ampia, pensiamo al 1950, gli studi di padre Congar sulla tradizione e le tradizioni. Secondo, parlando poi della tradizione, Florit invitava a presentarla in modo più adatto e conforme alla teologia odierna e alla mentalità del nostro tempo. Questo significa anzitutto insistere sul carattere vitale e dinamico della tradizione, in modo da passare da una visione di tradizione come uno scrigno definito e concluso di verità a germe vivo. E quindi bisognava a tutti i costi allontanare il sospetto che scritture e tradizioni fossero concorrenziali, per mostrare che la tradizione è invece complementum della scrittura, non per superimposizione, sed per naturale integrazione. Infine, la tradizione andava presentata in modo da non sembrare esclusivamente lo strumento che trasmette l'elocuzione Dei, non consegnate nei libri sacri, ma anche come quella realtà inscritta nella vita della Chiesa e ad essa identificata, così da far emergere la natura dinamica e vitale della tradizione. Sottolineo questi elementi del testo di Monsignor Florit, che sono significativi per farci mostrare, per farci vedere la sua anima mediatrice. Questa è un'altra caratteristica fondamentale. Florit era un'anima mediatrice, che in questo condivideva in pieno la linea di Paolo VI, il quale voleva la convergenza delle diverse anime presenti al Concilio, il più possibile, è chiaro che non ci può essere del tutto una convergenza. La ricerca di un punto di equilibrio e di sintesi fu l'impegno di Florit nella sottocommissione, dove lo scontro fu permanente e per diverso tempo sembrò che non se ne potesse venire a capo. Questo senza dimenticare il fatto che l'ambiente e la teologia di provenienza di Monsignor Florit lo rendevano sospetto al gruppo belga-olandese, nel quale rimaneva vivo il timore che Florit preferisse presentare un testo vicino alla tradizionale posizione della dottrina cattolica, piuttosto che seguire le indicazioni emerse dall'aula. Del resto anche Florit temeva che i lovaniensi approfittassero di ogni occasione per imporre un loro testo,
della cui ortodossia egli a volte non poteva garantire. Ma proprio a questo punto si può cominciare a intravedere l'onestà intellettuale del personaggio e la sua rettitudine nell'evolversi degli eventi. In che cosa consiste questa onestà e questo lasciarsi guidare dalla scuola del Concilio? Si lascia guidare dalla scuola del Concilio che gli sta insegnando ad allargare gli orizzonti di comprensione rispetto alle sue precomprensioni precedenti. E arriviamo nel cuore del dibattito, a tratti drammatico. L'equilibrio raggiunto sulla tradizione del suo valore dovrebbe adesso affrontare la commissione dottrinale, prima di ritornare nell'aula conciliare. La commissione dottrinale ricevette il nuovo testo e lì vi è una agguerrita rappresentanza di quanti più legati alla dottrina tradizionale della teologia post-tridentina si preparava a dare battaglia e a riattizzare il fuoco. Non sono parole mie, riattizzare il fuoco. È noto quanto avvenne nella drammatica riunione del 3 giugno 1964 e soprattutto il grave gesto del cardinale Ottaviani che, approfittando dell'assenza di Monsignor Florit perché ricoverato in clinica per problemi agli occhi, mise in dubbio che il presule avesse davvero approvato il testo rinnovato. Il resoconto che fa Padre Betti di quello che accadde è significativo. Cito le parole del diario di Padre Betti. Il cardinale Ottaviani si appella a un intervento di Monsignor Florit presso i vescovi italiani, i quali, anche perché influenzati da lui, si sarebbero dichiarati in massa per la tradizione costitutiva senza limiti. E Monsignor Florit, chiamato due volte in causa, non può dire da sé quello che pensa, perché è assente, ricoverato in clinica. Durante la pausa, dalle ore 18 alle ore 18:15, si riposarono in pochi. Nei diversi gruppi, un parlottare fitto da congiurati. Dappertutto si avvertiva presente e pesante l'ombra gettata dal cardinale Ottaviani su Monsignor Florit, un'ombra di sadico opportunismo che lo avrebbe indotto a comportarsi in un modo presso i vescovi italiani, in un altro modo in seno alla sottocommissione responsabile del testo. Fine della citazione di Padre Betti. Conosciamo anche la smentita di Monsignor Florit, che fece leggere a Padre Betti con questa dichiarazione, sempre nella riunione. Le riserve alle quali alludeva, non nella riunione, il giorno dopo, le riserve alle quali alludeva ieri sera il cardinale Ottaviani risalgono a data anteriore alla composizione del nuovo testo. Dando priorità alla coscienza di padre conciliare rispetto a quello che poteva essere il suo punto di vista personale, egli approva il nuovo testo e vivamente lo raccomanda. Questa è la dichiarazione che fece leggere in commissione cardinale Florit. Queste parole attestano da un lato la grande onestà intellettuale di Florit, che non rinnega quanto egli autenticamente pensasse prima sul significato della tradizione costitutiva. Dall'altro queste parole attestano il riconoscimento della volontà dei padri conciliari che diventava ben più rilevante della sua posizione precedente di teologo, alla quale rinunciava per promuovere quanto lo Spirito stava suggerendo alla Chiesa attraverso la volontà dei padri in aula. E arriviamo quindi 1964, nell'autunno, la data fatidica il 30 settembre, quando il cardinale Florit entra nell'aula conciliare per relazionare sullo schema di divina rivelazione. Le note di Padre Betti ci aiutano a capire l'angoscia, il tormento interiore che attanagliò Monsignor Florit, che quel momento era un momento decisivo per la Chiesa. Betti ricorda che il 25 settembre 64 Monsignor Florit era, cito, turbato da ritornanti ripensamenti. E il 30 settembre 64, il giorno decisivo della relazione in aula, così egli descrive quella tormentata giornata dell'arcivescovo di Firenze.
Citazione. Finalmente la relazione di Monsignor Flory sui primi due capitoli del De Divina Rivelazione, che per lui costituiva un problema quasi di coscienza. La mattina presto, alle ore 7:30, mi aveva chiamato nella sua residenza di Via Orsini per chiedermi, apprensivo, se andava bene questa o quell'espressione. Ha ritardato anche l'ingresso in aula conciliare. Arrivati nei pressi di Santa Marta, ha fatto proseguire la macchina verso i giardini vaticani e lì seduti si respirano ancora dubbi invece di aria buona. E quando entra in aula mi saluta, come se partisse per un viaggio senza ritorno. Arrivato il momento, legge la relazione con una voce che gli sembra imprestata. Chiusa la citazione. Poi qua non so, Eminenza, se posso raccontare un fatto dovuto alla tradizione orale di Padre Betti. Padre Betti mi raccontava che mentre erano seduti lì nei giardini vaticani, a un certo punto, era tutto parato, le vesti cardinalizie allora erano anche più complicate, ha estratto dalla tasca un bottiglino di grappa e era friulano e ha bevuto un bicchierino di grappa, ha detto mi devo tenere su perché quello che dirò non è contro quello che ho insegnato, ma certamente ha un'impostazione diversa da quello che ho insegnato. Inutile dire che si trattò di una giornata decisiva e anche di svolta, o almeno tale venne percepita in aula, ma non tutto è ancora risolto. Paolo VI manifesta l'intenzione di intervenire sul testo, in particolare su tre punti, ancora sul rapporto scrittura-tradizione, l'inerranza e la storicità dei Vangeli. Il Santo Pontefice voleva così che fosse detta una parola ancora più chiara, in modo da prevenire in positivo altre obiezioni. La situazione era complessa e molto rischiosa, tanto che nella riunione della Commissione Dottrinale, 11 ottobre 65, siamo nella quarta ed ultima parte del Concilio, come annota Betti, Monsignor Flory lesse l'abbozzo di relazione consegnatogli dallo stesso Betti l'8 ottobre, quasi senza convinzione, e allo stesso modo è ascoltata e recepita, evidentemente si aspettava cosa sarebbe avvenuto dopo. La sera del 12 ottobre 1965, Flory fu ricevuto da Paolo VI, dal quale si recò con un promemoria a lui destinato, nel quale si ribadiva la bontà della formulazione del testo che poteva essere potenziata con l'affermazione esplicita che non ogni verità cattolica può essere provata dalla sola scrittura e quindi bisogna ricorrere alla tradizione. Flory suggeriva la frase che era stata insabbiata dai veti incrociati in commissione dottrinale da inserirsi nel numero 9, ovvero quo fit ut non omnis dottrina cattolica ex sola scrittura probari quea. Non ogni dottrina cattolica può essere provata dalla sola scrittura. L'ultimo atto, prima della presentazione in aula del testo, vide ancora in primo piano il Cardinal Flory, a cui tramite Monsignor Colombo, Paolo VI chiese un parere sullo schema per verificare se le modifiche introdotte rendevano il testo più forte dal punto di vista dottrinale. Nella relazio presentata il 29 ottobre, che è datata 22 ottobre 65, Flory illustrò anche le tre ragioni della notazione. In particolare ribadì che secondo la prassi costante della Chiesa attinge la certezza sulle cose rivelate mediante la scrittura in quanto congiunta con la tradizione. Per cui, laddove la scrittura da sola non basta per raggiungere la certezza relativa al contenuto, la tradizione può addurre l'argomento decisivo. Qui io non mi soffermo, ma è chiaro che qua c'è un dibattito teologico immenso, soprattutto da parte di qualcuno che dice ma in fondo è stato un compromesso. Beh, in fondo sì è stato un compromesso, no? Oggi si ridiscute, abbiamo la posizione di Walter Kasper che dice è la tradizione stessa, veicolo della scrittura, è già tradizione.
oppure la posizione di Ratzinger, me la sono riletta ieri sera, ma anche lui è su questa linea. In quel momento non si poteva fare di più e non si poteva fare di meno. Al termine delle convulse giornate che si conclusero con l'evento epocale dell'approvazione della Dei Verbum, avvenuta il 18 novembre 1965, il Cardinal Florit scrive nel suo diario: «È stata una giornata carica di storia e di profezia». In fondo, storia e profezia definiscono l'evento dell'intero concilio. Un evento che ha fatto storia per la Chiesa e che, come profezia, perdura nella sua attualità lungimirante ancora oggi, in cui ci si rende sempre più conto che la profezia del Concilio chiede di essere ancora realizzata e vissuta nella Chiesa. Il cardinale Agostino Bea, altro protagonista al Vaticano II e soprattutto per la Dei Verbum, ma non solo, affermò a proposito della Dei Verbum: l'unanimità raggiunta, pur riconoscendo le molte e pazienti fatiche degli uomini, era propriamente opera dello Spirito Santo. Ciò è manifestato chiaramente da tutti i fatti e le vicende attraverso le quali è passato il nostro documento, prima che fosse raggiunta l'unanimità finale. L'opera di questo Divino Spirito che anima e guida la Chiesa è nel nostro caso tanto più manifesta quanto meno prevedibile era tale risultato e quanto più difficile era raggiungere l'unanimità dopo quel complesso e lungo travaglio. Fine della citazione. Ma tutto questo è stato possibile per l'opera paziente e sofferta di uomini come il Cardinal Florit che, guardando gli eventi con senso di fede, si accorgevano che quanto stava succedendo nel Concilio non era solo opera umana, ma qualcosa di provvidenziale di cui la Chiesa aveva bisogno. Ritorna allora in conclusione la convinzione che non solo le idee di partenza, ma un acuto senso di Chiesa, la docilità a farsi condurre dagli eventi, unanimemente all'onestà e libertà interiore, sono il miglior contributo a che la causa del Regno si affermi nella Chiesa, che ne è anticipazione, e più in generale nel groviglio dell'intera storia. Penso che senza nessuna enfasi o trionfalismi fuori luogo, si può dire che questo è stato il Cardinal Florit riguardo alla redazione. Grazie professore, per questo interessantissimo intervento sull'università intellettuale del Cardinale Florit. Ciò che mi ha particolarmente colpito è il fatto della gentilezza di Graffa, del piccolo sforzo di Graffa che è avvenuto, perché dà anche la misura del fatto che quest'uomo un vero appunto che non poteva dire, attaccarsi alle sicurezze del passato, non doveva per forza aprirsi, perché avvertiva in questa apertura l'azione dello Spirito attivo nel Concilio, che conduceva il Concilio della Chiesa. Questo mi ha particolarmente colpito, aveva bisogno dello Spirito del Signore per forza. Perché era estremamente difficile, era un uomo coraggioso dal punto di vista anche con se stesso. Modo io non voglio aggiungere altro, però mi pare giusto che, siccome ci sono qui esperti della vita, dell'azione del Cardinal Florit, e anche che hanno contribuito in qualche modo per una coscienza maggiore del Cardinal Florit, se qualcuno vuole aggiungere un commento per intervenire, ha un po' di tempo per farlo, abbiamo qualche minuto per farlo. Quindi, insomma, la parola a chi non vuole. Le hanno notato anche abbastanza bene. Bisogna un po' conoscere però come si sono svolti poi i fatti. Quindi, poi Padre Betti aveva fatto.
ha fatto la storia, poi ha pubblicato anche un volume su questo, quindi il solo diario non dice tutto. Il diario del Cardinal Florin, io ho visto che qui abbiamo, c'è l'arcivescovo di Firenze, il Cardinal De Tori, il diario di Florin però non è stato ancora pubblicato, io lo auspicherei, infatti avevo telefonato al professor Arancia anche per questo. C'è una fotocopia all'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, però mi dicono che la copia integrale è nell'archivio segreto Vaticano. Ora sono passati anche 50 anni. Cioè, secondo me sarebbe importantissimo pubblicare anche il diario del Cardinale Florin. Sarebbe importantissimo. Ecco. Comunque il travaglio appunto è stato grande. A me, ricostruendo le cose, ho avuto la fortuna e diciamo, il privilegio di parlare molto con Padre Belli, lui è stato rettore 4 anni della nostra università lateranense, poi anche dopo che ha lasciato io l'ho incontrato ancora, venì anche a Fiesole a trovarlo con Don Romano Penna, se ne abbiamo parlato molto. E, diciamo, perché in fondo è stato onesto non solo dal punto di vista istituzionale, è stato onesto perché ha saputo interloquire con persone importanti e grandi come Padre Betti e anche i teologi che ha incontrato al Concilio. Cioè quello che Padre Betti dice per se stesso, cioè non bisogna mettere l'intelligenza in pensionamento, il Cardinal Florin l'ha vissuto anche lui in prima persona, si è lasciato conquistare dalla posizione dell'altro, c'è stato un rapporto dialogico. È stato un mediatore, come tutti i mediatori prendono un po' di volte, questo è sempre così. È stato un mediatore, diciamo, importante, però si è lasciato, ha obbedito agli eventi, come penso di non fare tutti noi, ha obbedito agli eventi, soprattutto gli eventi epocali. Qualcuno dice, beh, ma ha seguito la corrente maggioritaria, e non era detto che le cose potessero andare in quel modo. Poi un concilio ha sempre, come questi convegni, una grande imprevedibilità. Anche Paolo VI è stato preso da tentennamenti, perché Paolo VI voleva, diciamo così, portare la minoranza sulla posizione maggioritaria. E del tutto non c'è riuscito neanche lui. Però, insomma, la Liverpool è stata approvata con una maggioranza, mi pare solo 8 voti contrari. La Galvin Espresso ha 270 voti contrari, ma la dei Verbum con tutti questi voti, ma sotto c'era quella questione che ha intravisto bene anche appunto io qui ieri sera mi sono riletto quel testo di Papa Benedetto XVI, è facilissimo ritrovarlo, prima di lasciare il pontificato, alla fine del mese di febbraio riceve il clero romano che gli chiede ci racconti che cosa è stato per lei il concilio, e lui a braccio ha raccontato, dice, le grandi novità in fondo sono state la dei Verbum, la nostra età e la dichiarazione sulla libertà religiosa. Quando racconta, adesso non lo cito, ma ce l'ho qui nella cartella, quando racconta della dei Verbum, dice in fondo si percepiva che c'erano due modi di essere che si contrapponevano, non c'è poco da fare. Un concilio rappresenta un punto più avanzato rispetto a quello che la Chiesa ha. Noi ci meravigliamo tanto, ma nella storia è sempre stato così, anche nei concili dell'antichità. Dopo Calcedonia c'era un gruppo di vescovi che diceva, beh, non usiamo questa formula, la usiamo tra noi, usiamo magari altre, usiamo solo Nicea che basta per lì. Oggi invece è il contrario, usiamo la formula per difendere l'ortodossia. Per rispondere al suo auspicio circa la pubblicazione del diario del Cardinale, qui è un po' colpa del Cardinale, perché prima di morire egli ha voluto che le sue carte andassero all'archivio segreto Vaticano, oggi archivio apostolico Vaticano, quindi non è nella disponibilità del nostro archivio diocesano le carte del Cardinale, anche perché alcune carte del Cardinale, credo in maggioranza, mi aiuti Don Aranci, copia di quelle che sono all'Archivio Vaticano, sono nell'archivio capitolare e qui abbiamo bisogno di sganciare questa situazione per portare tutto. Poi però dovremo di nuovo accordarci con l'archivio segreto
perché le stesse carte non possono essere pubblicate da noi se giacciono in originale da loro. Quindi è una situazione molto complessa, in parte voluta dallo stesso cardinale per proteggere tutta questa memoria, perché è una memoria molto importante, e metterla sotto la tutela della Santa Sede. Dall'altra, sono passaggi da fare anche qui, che io mi auguro magari prima di andare in pensione, Don Aranci, prima di andare in pensione ci proviamo a togliere i lucchetti. Grazie. Ci siamo tutti e accendiamo anche le luci, così per farlo, perché abbiamo messo un pavetto. C'è una foto con i familiari, come è cardinale, venga sì.